William Primrose nacque a Glasgow, in Scozia, nel 1904. Nato come bambino prodigio del violino, è considerato il più importante violista dei nostri tempi. Studiò con Ritter, primo violino del quartetto omonimo, di cui il padre di Primrose era il violista. Si diplomò alla Guildhall di Londra con Mossell e successivamente studiò con Isaì. Quest'ultimo lo spinse a studiare la viola, un'ambizione che Primrose coltivava fin da ragazzo, avendo sempre avuto per le mani la viola amati del padre. Nel 1930 e per i successivi 5 anni fu violista del London String Quartet. È con questo quartetto che inizia la sua vera carriera come violista. Dal 1938 inizia a lavorare a fianco di Arturo Toscanini, poi dal 42 si dimette e inizia un lungo tour con Crooks, un tenore americano dell'epoca. Questo aumentò tantissimo la popolarità di Primrose, al punto che nel 1945, al termine della guerra, il suo nome era sinonimo della viola. Dal 1961, oltre alla sua attività cameristica e concertistica, inizia a insegnare viola presso la University of Southern California. Primrose aveva sempre avuto moltissime richieste di esecuzione del repertorio violistico, ma il suo vero scopo era quello di ampliarlo. Dunque arrangiò, trascrisse e curò l'edizione di moltissimi lavori, soprattutto dal repertorio violinistico. Infatti Primrose non considerava la viola un violino gigante, bensì uno strumento autonomo con i propri problemi tecnici e le proprie difficoltà. Oltre a tutto ciò, moltissimi compositori dell'epoca gli dedicarono o scrissero su sua commissione diversi lavori per la viola, come fecero ad esempio Milhaud o Britten. Ma il lavoro più grande di tutti è stato il concerto per viola di Bartok. Bartok, all'inizio riluttante, dopo aver sentito una registrazione di Primrose che eseguiva il concerto di Walton, accettò con entusiasmo la commissione. Questi però morì dopo aver composto solo la parte della viola sola e aver solo accennato la parte orchestrale. Tutti gli allievi di Bartok convennero che il più adatto a completare l'opera dovesse essere Tibor Serley, il migliore dei suoi allievi. La prima esecuzione di questo concerto è stata fatta il 2 dicembre del 1949 con la Minneapolis diretta da Dorati. La prima registrazione invece è stata fatta l'anno successivo. Possiamo dire che in tutta la sua carriera Primrose eseguì questo concerto più di 100 volte. Primrose insegnò viola in moltissime università in America, tra cui la Juilliard e la Indiana University. Egli fu un grandissimo didatta, soprattutto per il virtuosismo che riusciva a ispirare anche nei lavori più semplici. Scrisse libri come Technique is Memory su schemi di diteggiature. Nella sua carriera, Primrose fece moltissime registrazioni. La più famosa e migliore è quella della Roldo in Italia che fece nel 1954 e divenne subito best seller dei dischi di musica classica. Ricevette moltissimi riconoscimenti, tra cui quello di Doctor of Music ottenuto presso la Eastern Michigan University. Questo è il motivo per cui spesso si sente nominare il dottor Primrose. Per concludere, la Brigham Young University di Provo, nello Utah, ha fondato l'archivio The William Primrose Viola Library and Memorabilia, che contiene manoscritti originali delle opere da lui commissionate, foto e altri manufatti della sua carriera.